la città di Bakhmut rispetto ad appena un mese fa è irriconoscibile. Questo è lo scenario dove si decide il destino della guerra d'inverno, almeno sul terreno. Ma se nel crocevia del Donbass si muore per conquistare o difendere pochi metri, sopra le teste dei soldati infreddoliti nella neve e nel fango delle trincee, si combatte una guerra evoluta, fatta di missili, droni e intelligence. Nell'ultima settimana le forze speciali ucraine hanno dimostrato di poter affondare il coltello nel cuore del territorio russo. I droni di Kiev colpiscono basi e strutture strategiche a poche centinaia di chilometri da Mosca. Colonne di fumo si alzano a Belgorod, nella regione di Kursk, a Sebastopoli. Dalla Crimea alle sponde del Volga, le basi aeree russe da cui decollano i bombardieri strategici, quadrimotori in grado di sganciare l'atomica, vengono rese vulnerabili e bersagliate dai vettori killer realizzati dagli stessi ucraini. Un salto di qualità nella strategia dello Stato Maggiore di Zelensky. Se gli Stati Uniti e i paesi europei avevano garantito armi per difendersi dall'invasione russa, adesso l'ingegno degli ucraini ha trovato il modo di portare la guerra oltre confine, creando non pochi malumori a Washington. Uno sviluppo inaspettato che ha portato Vladimir Putin ad ammettere che l'offensiva in Ucraina sarà lunga. Il leader russo è tornato a parlare anche di bomba atomica come risposta ad un primo allarme. Non siamo pazzi, ma attenti a cosa colpite, ha avvertito. Un ammonimento per Kiev e, indirettamente, per Washington. Il quadrante più caldo, ormai da mesi, ruota attorno alla città strategica di Bakhmut, via principale per entrare nella regione di Donetsk e portare l'offensiva fino a Kramatorsk. Tra Bakhmut, Soledar e Avdiivka, su una linea di appena 60 km, si stanno consumando alcuni degli scontri più feroci da inizio guerra. Non è stato casuale che il presidente Zelensky abbia scelto proprio questo segmento di fronte per incontrare il personale militare, logorato da settimane di combattimenti e centinaia di perdite.